La politica discute anche sull'ipotesi di una sorta di buona uscita per i parlamentari che non maturino il diritto alla pensione, norma che affiancherebbe l'abolizione dei vitalizi dalla prossima legislatura, ma che fa insorgere i 5 Stelle. Sentiamo Monica Giandotti. Non solo gli auguri di Natale di Beppe Grillo, elogio alla povertà e vero e proprio manifesto del programma pentastellato, ma anche la promessa di una battaglia parlamentare serrata. Il nuovo anno dei 5 Stelle comincia dalla fine del vecchio e torna. Sul tema vitalizi, argomento principe della offensiva anticasta, la proposta targata PD che punta ad eliminarli ma che consentirebbe a chi è già parlamentare di riscattare i contributi già versati. Un accorgimento che i 5 Stelle bollano sul blog come la prima porcata del 2017. Duro Toninelli sui social, vogliono comprare i parlamentari con 50.000 euro, glielo impediremo. Ma questo sarà anche l'anno della piazza, uscire dall'aula e portare fuori dai palazzi i temi cari ai 5 Stelle, dal reddito di cittadinanza all'Ilva di Taranto, tenere costantemente acceso il rapporto con la base e il ragionamento. E a questo proposito, oggi giornata di votazioni sul blog, una specie di election day della democrazia diretta, si vota fino alle 19 sul programma Energia, sulle comunarie di Palermo e sulle proposte di legge da portare in Parlamento su 105. Le prime due più votate arriveranno in aula. Rimane alta l'attenzione dei 5 Stelle sul governo con una richiesta di una informativa urgente al Parlamento che chiarisca tutti gli aspetti che riguardano il coinvolgimento di Luca Lotti nell'inchiesta Consip e poi la mozione di sfiducia al ministro Poletti, non ancora calendarizzata.